Buongiorno, affrontiamo oggi un argomento estremamente importante che riguarda moltissime persone, le allergie alimentari e le intolleranze alimentari. Siamo con il professor Fernando Aiuti, professore, è sempre un piacere averla con noi. Cerchiamo di fare un po' il punto, professore, su esattamente che cosa sono, perché c'è anche molta confusione, molta superficialità nell'affrontare l'argomento. Esatto, ci sono dei fenomeni avversi, chiamiamoli, poi Sì, vedremo quali sono. sì. E bisogna fare una predistinzione tra quelle che sono le reazioni avverse dovute a problemi di tossicità alimentare e quelle che non sono dovute alla tossicità alimentare. Quelle di tossicità alimentare di fatto ce l'hanno chiunque, qualunque persona ingerisca dei cibi che contengono dei contaminanti batterici, per esempio pensiamo alle infezioni da stafilococco, la tossina Certo. stafilococco o la tossina streptococcica o altre botulini, eccetera, sono delle manifestazioni che, dovute a questo eccesso di tossine, e chiunque mangia dei cibi inquinati può avere la classica diarrea o la febbre, eccetera. E quindi quelle sono distinte perché molta gente fa confusione. Poi ci sono quelle non tossiche e sono dovute a intolleranze oppure Personali, allergie. La quindi, distinzione è quella se le intolleranze sono quelle che non sono mediate da fenomeni immunologici e quelle invece dovute a problemi allergici sono mediate dalle IgE, cioè che da cause immunologiche, non sempre solo IgE, ma per esempio da immunocomplessi, diciamo immunologiche. Poi in gran parte sono dovute a queste reagine allergiche che, diciamo così, quando incontrano l'allergene danno la manifestazione. Ecco, vediamo proprio esattamente che cosa succede quando ingeriamo in questo caso stiamo parlando di allergie alimentari, quindi un alimento che scatena cosa? Quali sono le reazioni più Sì, più frequenti? comuni, esatto. Diciamo che quella più frequente è la manifestazione cutanea, Ah, sì, che certo. può essere acuta Sì. come fenomeni di urticaria oppure manifestazioni anche di petecchie, possono esserci nei casi più gravi, oppure semplicemente la sindrome orale allergica, cioè la persona che ha ingerito l'alimento comincia a avere un senso di pizzicore in Sì, un bocca, un bruciore, bruciore, sì. si gonfiano le labbra, può avere il senso di soffocamento nei casi più gravi Certo. e quindi le mucose e la cute sono Sì. quelle più colpite. Poi c'è l'apparato gastroenterico. Nel 40-50% dei casi si manifestano quindi con diarrea, acute croniche, possono esserci anche manifestazioni respiratorie come asma bronchiale allergica, anche rinite, congiuntivite, oppure anche addirittura il 10% nei casi cronici anche artriti. Queste sono quelle più Più comuni, comuni. che ricorrono praticamente quelle cutanee Vabbè, nell'80-90%, quindi le altre la molto di gran meno. La parte, gran sì. parte sono prurito, ovviamente, le classiche Certo. manifestazioni. Gli alimenti che scatenano più comunemente le allergie. Gli alimenti più incriminati che scatenano le allergie sono il latte, le uova, il pesce, i legumi, le nocciole, arachidi, nocciole, noccioline, sono quelli più chiamati in causa. Però dobbiamo pensare che le vere, diciamo così, allergie alimentari nella popolazione, ci sono, devo dire che in letteratura ci sono dei dati molto differenti a seconda delle nazioni, a seconda dei ricercatori, però diciamo che si va da un minimo negli adulti di un 1-2% a un massimo del 6%, perché sennò sembra sentire la gente che il Tutti 90% ha allergici, sì, l'allergia alimentare, vero. quindi siamo dell'intera popolazione dal 2 al 6. Nei bambini invece i numeri sono più elevati, si parte nei bambini da un 5 fino ad arrivare anche al 15% nei primi 2-3 anni di vita. Però non è che poi un bambino allergico al latte o alle Rimanga uova sempre, rimane tutta la vita. Il 90% dei bambini che hanno allergie alimentari, che la manifestano nei primi 2 anni di vita, regrediscono spontaneamente, senza cure, quando hanno 3, 4, 5, 6, 7 anni e poi nell'adolescenza rimane quell'1-2% che ho detto prima. Fino a che età, diciamo, si può aspettare per fare dei test e poi vedere se invece fare delle sensibilizzazioni o altre cose? Beh, la visita e i test dopo i 2 anni di vita, diciamo, vanno Si fatti, va fa, chiarito se il sono situazioni motivo per importanti, cui, adesso certo. ne parleremo dei test, però diciamo che la maggioranza dei casi, per esempio, di intolleranza al latte Si vaccino si superano dopo i risolve. 2-3 anni di Va bene. vita.
Anche lì bisogna distinguere se è una vera allergia oppure invece parliamo, quindi anche mettiamo in causa l'intolleranza, se è l'intolleranza al lattosio, per esempio. Certo, allora lì il meccanismo è diverso, però la vera allergia la maggioranza dei casi passa. Poi l'accorgimento, al di là dei farmaci, eccetera, è che se l'alimento viene cotto, siano esse uova o latte, eccetera, viene denaturato. E quindi si riduce dell'80% il fenomeno dell'allergia alimentare. Sì. Poi nei casi invece più gravi c'è la manifestazione cronica, che è la famosa dermatite atopica, la dermatite allergica, che si manifesta con queste lesioni eritemato crostose, soprattutto alle pieghe dei gomiti e dietro le ginocchia. Ma poi le manifestazioni, quando sono più gravi, possono estendersi anche al tronco, alla faccia, attorno alle labbra, eccetera. Quindi purtroppo il problema della dermatite atopica nell'infanzia è molto importante, non è frequentissima, però quando viene è un dramma anche psicologico. Sì, i genitori, poi tutta la famiglia ne soffre, quindi anche questa è la componente psicologica, sia nei bambini che negli adulti, che è molto trascurata nella letteratura. Io devo dire che è importantissimo, perché risolvendo crea un stato d'ansia in famiglia. L'agitazione, la famiglia, il bambino si gratta, non dorme la notte, E peggiora la situazione allergica. Certo. Quindi nella diagnosi è importante anche vedere nel quale contesto familiare si verifica. Poi se vogliamo accennare al problema della diagnosi, dopo la diagnosi clinica l'abbiamo detto, quali sono le manifestazioni più comuni. Arriviamo invece proprio alla diagnosi, a una certezza di diagnosi che anche credo sia importante valutare quanto sia necessario fare dei test, qualunque tipo di accertamento nei centri di riferimento importanti, perché spesso vediamo anche al supermercato, anche ovunque, test di intolleranza alimentari piuttosto che test di allergie alimentari. E sembra che quasi tutte le malattie oggi siano dovute a qualcosa del genere. Non è così, e quindi vediamo i punti fermi per una diagnosi corretta. La diagnosi meno cruenta, più semplice, è quella, avendo un sospetto, perché introducendo un alimento, questo poi crea la manifestazione cutanea, è quella della sospensione dell'alimento e poi la rimissione dopo qualche settimana. Questa è la diagnosi più semplice. Uno c'ha un bambino con queste manifestazioni, sospende prima il latte, poi le uova, ammesso che gliel'abbia già date già dopo i 6 mesi di vita, e quindi passa poi ai latti, diciamo così, denaturati, artificiali, che sono o a base di soia o addirittura anche eliminazione completa, perché poi il problema della soia non è sempre risolutivo, perché si può creare un'allergia al latte di soia. Quindi quella dell'eliminazione dell'alimento. Negli adulti diciamo un po' più facile, perché l'adulto poi sa che mi è venuta l'orticaria dopo che ho preso i gamberi, dopo che ho preso i crostacei, dopo che ho preso il pesce, oppure dopo che ho mangiato le noccioline. Quindi eliminando quell'alimento, più degli alimenti, se sono poi degli alimenti che hanno delle strutture antigeniche simili, come per esempio l'allergia alle pesche, alle prugne, sono cross reattive, allora lì è più facile. Poi, seconda cosa da fare è ovviamente è la ricerca nel sangue degli anticorpi specifici con il metodo RAST, gli anticorpi specifici nei confronti dei vari allergeni incriminati. Anche qui bisogna essere abbastanza, diciamo, riduttivi nel numero, perché sennò... non si devono segnare 100 test, ma quelli sospetti sulla base clinica. Quindi se il bambino, l'adulto, ha un sospetto di un'allergia al latte, all'uovo, al pesce, ai legumi, eccetera, si fa la serie di questi 5, 8, 10 alimenti più comuni che si sospettano, e questo è inequivocabile, perché se il test viene negativo è esclusa l'allergia alimentare, se viene positivo, almeno con sono delle gradazioni da 1 a 5, da 2 in su, come un numero, come entità della positività, il test è positivo. E quindi la diagnosi è fatta. Il test cutaneo è un'alternativa. In genere, se il test in vitro, diciamo in laboratorio, è positivo, è inutile fare il test cutaneo. Se è negativo, si può fare il prick to prick, perché ci sono alcuni casi di negatività sierologica,
ma si può fare il test prendendo lo stesso alimento, uno c'ha il sospetto della, della pesca, si prende il succo di pesca, con una lancetta si fa il test cutaneo e si vede a distanza di pochi minuti se si verifica il polpo, quindi il prick test. Il RAST dà una positività, della, se è positivo il 98% dei casi, il prick è meno diciamo così sicuro, siamo solo 80%. E il test di eliminazione. Questi sono i cardini della diagnosi di allergie alimentari. Poi ovviamente sappiamo che ci sono in giro dei test che non hanno una documentazione scientifica. Parliamo del test. Poi ce ne sono alcuni che sono una via di mezzo. Il test della citotossicità, secondo una parte della letteratura, l'eucocitotossico è ragionevole farlo quando viene negativo il RAST. E ci sono alcuni casi in cui in effetti questo test può risultare positivo. La maggioranza dei casi però è aspecifico e quindi non dà risposta. Poi ce ne sono tanti altri, da quello del test del capello al test magnetico, al test di far ingerire l'alimento, metterlo in bocca così, quello ha un certo significato, insomma. E poi il test di chiudere gli occhi e mettere l'alimento nella mano. C'è pure questo, insomma, diciamo, non possiamo dire fare frasi, diciamo così, pesanti, io dico non scientificamente validati, perché sennò rischiamo le denunce. Fermiamoci qui, Fermiamoci qua. Però questo è. Quindi diffidare dai centri, nei centri pubblici è meglio andare perché si fanno solo i test validati, gli altri poi dice ma non è allergico, è intolleranza, è lì. Poi un'altra cosa che bisogna diffidare, quando viene una positività a 30, 40 alimenti diversi, non può essere. Troppo, tranne nei casi rari di sindrome da iper-IgE, cioè dei pazienti che hanno l'IgE a 2000, 3000, allora effettivamente hanno una positività altissima, in parte aspecifica a tutto. Ma il resto bisogna diffidare perché non sono test attendibili, come quelli delle intolleranze basate su che? Su test che non... E quindi lì vengono tutti positivi, si fanno diete di eliminazione terribili, perché poi, poi vediamo delle persone arrivare che hanno magrezza, che hanno problemi di carenze vitaminiche, carenze alimentari da ferro, da zinco, da latte, da proteine, ipoproteinemie, cioè non è una cosa semplice. E in questo anche gli esperti di scienza dell'alimentazione dovrebbero essere molto cauti nel nell'accettare queste diete che vengono da pseudoallergologi, perché possono portare anche danni importanti. Professore, abbiamo parlato dei test per le allergie, per le intolleranze ci sono dei test proprio specifici o questi stessi test possono essere usati? Intanto parliamo di intolleranze alimentari, dobbiamo distinguere tra i vari meccanismi, diciamo, di intolleranza, se sono dovuti per esempio all'eccesso della sostanza che è contenuta, e quindi molte persone anche che non sono veramente intolleranti lo diventano, perché parliamo per esempio dei solfiti, quando nel vino vengono messi in eccesso rispetto a quello che è previsto dalla legge, non è una vera intolleranza ma quasi un'intossicazione, insomma, uno prende. E quindi ci sono dei test che possono essere fatti in vitro a sostanze più comuni, come per esempio la tartrazina, i metabisolfiti, il sodio percarbonato, la famosa sindrome del ristorante cinese, no? Che crea delle... ovviamente il classico è quello dell'intolleranza al lattosio, il deficit della lattasi, sono quelli, diciamo così, più comuni comuni che possono essere fatti. Poi ce ne sono, diciamo, tantissime, per esempio anche quelli più rari sono difficilmente poi si possono fare, è quello dell'intolleranza alla vitamina D o intolleranza alla vitamina A, intolleranza al nickel, intolleranza al ferro, intolleranza allo zinco, quello più comune, uno dei più comuni è quello di intolleranza al nickel, che viene fatto il test all'applicazione del cerotto. E quindi in quel caso si verifica la classica reazione a distanza di 48-72 ore. E poi c'è tutto un mondo, diciamo così, molto difficile e complesso, che viene regolamentato
diciamo, dal Ministero della Salute, sì, in America dalla Food and Drug Administration, che riguarda la concentrazione di queste sostanze nei vari alimenti, certo, a cominciare dai coloranti, certo, nel dubbio ovviamente le persone, quando non si sa che qual è la causa di queste, sì, intolleranze, si danno alcune linee guida, sì, che riguardano l'eliminazione in generale di tutti gli alimenti che contengono sostanze coloranti, certo, quindi si dice ai pazienti: non bevete la Coca-Cola, non bevete, sì, le aranciate, certo, sì, 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 non bevete cibi colorati, sì, quelle ciliegine col colorante, certo, perché c'è, può essere il problema, certo, della tartrazina. Poi si dice alle persone: state attenti a non prendere cibi ricchi, molto ricchi in istamina, ah, certo, che sono i legumi, sì, cacao, cioccolata, che non è una vera intolleranza, ma è una, diciamo, un fatto di non prendere l'istamina, perché, certo, facilita la reazione allergica. E poi ci sono ovviamente non andare a mangiare i ristoranti cinesi dove usano il monoglutamato, certo, evitare i cibi, non tanto quelli, ecco, la gente ha il terrore dei surgelati. Ah, sì. Questo, certo, è un altro, sì, cosa, questa è una cosa importante, sì, diciamo, un mito da sfatare. Sì. Paura dei, diciamo, dei surgelati, sì, e invece gli alimenti conservati, sì, in scatola, invece, oppure eccetera, sono le alici marinate eccetera, invece no, perché il surgelato, se surgelato bene eccetera, sì, esatto, è un cibo che addirittura protegge dagli eventuali fatti allergici, sì, pensiamo al pesce surgelato, infatti, con l'anisakis, esatto, uno consiglio di prendere, esatto, adesso pesci si parla anche tanto di uno del pesce crudo col sushi eccetera, ecco, cioè, esatto, quanto è importante invece, invece la fase, no, di congelare, c'è l'obbligo, esatto, da parte almeno dei ristoranti, ore, mi pare, in 24 ore di congelare, esatto, il cibo, sì, che viene dato crudo, certo, che poi viene preparato, certo, sì, sì, cotto, sì, no, chiaro, ma se uno viene dato il cibo, esatto, ben cotto non c'è problema, chiaro, però se il cibo crudo deve essere, esatto, surgelato, sì, quindi, sì, surgelato è una cosa fantastica, mentre la conservazione a volte sappiamo, la conservazione, bene, sappiamo che il conservante che ci mettono, a cominciare dalla quantità anche, no, di sale che quello, le persone, certo, anziane, quindi, certo, questo è, sì, sì, voglio, sì, precisare, quindi questo è importante anche, certo, sapere che, certo, tipo di preparazione hanno, esatto, avuto i cibi, esatto, quello anche, sì, sempre nei limiti della possibilità di saperlo, perché poi magari anche quando le sei in viaggio, i contaminanti sono incredibilmente, esatto, tanti, quindi infatti, è molto quello difficile, anche un problema di legislazione, sì, anche di uniformità anche, esatto, poi, perché non in tutti i paesi del mondo c'è una legislazione, devo dire che insomma la legislazione italiana è abbastanza, sì, severa, sì, sì, però controlli vengono fatti, sì, ma ovviamente, magari in qualche ristorante o in qualche posto, oppure nell'acqua, dico, abbiamo visto cosa è successo a Roma, no, certo, era contaminata, infatti, da alcoli e da, certo, altri batteri, poi l'analisi ha dato esito, sì, purtroppo, infatti, positivo, infatti, che però anche comunque ci vorrebbe un controllo periodico, perché adesso il controllo è stato anche fatto perché a Roma poi è successa magari, certo, l'alluvione eccetera, però dei controlli forse un po' più stretti, soprattutto in alcune situazioni, andrebbero anche fatte. Passiamo adesso magari invece a quello che può essere la fase della terapia, perché una volta individuata un'allergia o un'intolleranza, immagino anche valutando il grado di severità dei sintomi, anche dell'invalidità poi di vita, perché la qualità di vita nell'allergia, adesso poi ci arriviamo anche, a volte è veramente limitata da, vero, un'allergia importante. Beh, intanto la prima terapia è eliminare l'alimento incriminato, certo, se uno, certo, solo o due o tre, è molto, sì, semplice. E non è detto per tutta la vita, perché come ho detto prima, se uno ha un'allergia alimentare, sì, una specie di bambini, sì, poi si evita l'alimento per uno, sì, due, tre anni, piano piano si può reintrodurre l'alimento. Sì. Secondo, c'è il sistema cosiddetto del mitridatismo, e cioè una specie di terapia, in realtà è una introduzione dell'alimento, sì, incriminato a piccole dosi, facciamo l'esempio più semplice che è quello del latte, addirittura, sì, cominciando da una goccia al giorno, poi due, tre, sì, fino, sì, ad arrivare a 20, certo, gocce, poi un cucchiaio, poi, sì, due, tre nel giro di qualche settimana, non di, sì, un giorno. Sì, sì, certo. Questo è il, se si vede che c'è una buona, esatto, tolleranza, certo. Poi, secondo, ovviamente, sui vaccini ci sono, sì, dei problemi, perché i vaccini, diciamo, per via orale, sì, e quelli per via sottocutanea li sconsiglio in maniera più assoluta. Quelli via orale ci sono dei risultati interessanti, sì, in 20-30% dei casi possono essere, sì, utili nei casi ribelli, specie negli adulti. E, purtroppo, invece, sul fenomeno, diciamo così, dell'allergia si può agire, sì, come farmaci, sì, ma alla base rimane, se uno ha un'allergia al latte, sì, o alle uova,
e l'alimento viene preso, se non è, l'altra cosa che avevo detto è quello di farlo cuocere, ovviamente, sì, perché si riduce moltissimo la crisi, è diciamo, la terapia dell'evento scatenante, che va dai banali antistaminici e nei casi più gravi alle cortisonici, oppure nei casi in cui c'è anche la reazione grave allergica asmatica, in questo caso i broncodilatatori, eccetera. Poi gli steroidi, ovviamente, se sono zone limitate della cute, attraverso le pomate, le creme, oppure per via orale. Sul fatto degli antistaminici, il consiglio che do io è che bisogna usare dei dosaggi che devono essere il doppio, il triplo di quelli che sono consigliati dalle industrie farmaceutiche nei casi più gravi. Perlomeno togliere il discorso del prurito, perché il prurito è causa poi di lesioni di continuo, è una specie di cortocircuito che non si riesce a evitare. Quindi fare dormire alla notte il paziente, quindi alcuni farmaci che possono essere dati sedativi centrali la sera prima di coricarsi, che sono utili nei casi di prurito e nei casi di dermatite cronica. Nei casi acuti i banali antistaminici sono sufficienti in genere per anche quegli ultimi della generazione che non danno sonnolenza. Poi nei casi più drammatici di dermatite atopica gravissima, non ne ho parlato, ma insomma si può ricorrere anche in mani molto esperte agli immunosoppressori come la ciclosporina, che può essere data nei periodi, diciamo così, di crisi. E quindi questa ovviamente ben attentamente monitorizzata la funzione renale, però sono casi limite che bisogna riservare a casi rari. C'è una familiarità nelle allergie a volte? Quanto può essere importante, se si può avere un'attenzione in più quando si sa che c'è una familiarità verso qualche allergia? I dati statistici sono questi, che se uno ha due genitori allergici ha il 70% di probabilità purtroppo di essere allergico, se ha uno solo genitore allergico un 35%, se non ha nessun genitore allergico siamo attorno al 10%, quindi la familiarità è importantissima, perché uno eredita la predisposizione, poi sicuramente... A quella stessa allergia o non necessariamente? No, non necessariamente, può essere allergia alimentare, invece può essere allergia... In genere queste statistiche che ho dato riguardano le allergie respiratorie, come l'asma, la rinite e la dermatite atopica. Stavo dicendo che una, diciamo così, suggerimento è che, specie se uno ha un genitore allergico, la mamma allergica, è bene che durante la gravidanza eviti di prendere quegli alimenti che possono essere, anche non dico causa di allergia, ma che sono più sensibilizzanti nei confronti del nascituro. E quindi le mamme dovrebbero stare attenti a prendere questi alimenti, se hanno ovviamente nella loro storia dell'allergia alle uova o al pesce o al latte, altrimenti il latte è un alimento importante che deve essere preso, anzi a maggior ragione in gravidanza. E poi ovviamente l'importanza è alla nascita, se uno ha due genitori tutti allergici, la mamma che ha l'allergia alimentare, sicuramente l'allattamento materno va bene per tutti, per carità, ma il consiglio che viene dato è di ritardare l'assunzione degli alimenti sospetti, perché possono scatenare. Quindi latte e uova, che normalmente vengono introdotti, il latte a 6 mesi, latte vaccino, e le uova adesso si tende a darle anche dopo l'anno, il pesce lo stesso, in particolare i crostacei non vanno dati ai bambini, ma spostare di almeno un anno se c'è questa familiarità, questo è un consiglio importante. Conclusione, abbiamo accennato prima a un discorso psicologico, riprendiamo un attimo quanto sia importante, anche abbiamo detto il prurito è comunque anche una componente di, non si può definire dolore, ma comunque di disagio importante, anche a volte viene in qualche maniera esasperato un sintomo da una, magari da problematiche che si protraggono nel tempo, quanto è importante valutare anche questo per curare bene un'allergia, perché a volte si dice allergia come se fosse una patologia non importante, invece credo che sia... No, importante, perché non è importante quando è un episodio che dura qualche giorno, qualche ora, ma se poi si cronicizza, come nella dermatite atopica o nell'orticaria cronica, o come nelle lesioni periorali, o in altre manifestazioni, la diarrea cronica, per esempio, è una malattia invalidante.
E quindi, dicevo, la componente psicologica è fondamentale, perché in genere sono bambini o adulti che hanno insicurezza, hanno ansia, persone fragili, problemi anche di litigi familiari o separazioni, aggravano queste... Quindi anche lo stress in qualche maniera... La letteratura è poco riportata, per esempio io devo dire che nel 50% della mia casistica di persone che vengono con l'orticaria cronica, faccio sempre la domanda, ma questa è venuta dopo un fatto strutturale scatenante? E il 50% separazione, episodi comunque... lutto in famiglia grave, di un genitore, di un fratello, una sorella, o anche il trasloco di casa, per esempio, ultimamente magari anche problemi di lavoro, oppure problemi di disagio familiare in uno dei figli, allora l'altro ne risente perché magari uno dei figli ha dei problemi psicologici, l'altro che stava bene comincia a avere il segno della diciamo così grattamento, il prurito o la insonnia. Sono dei segni importanti che i genitori devono valutare bene, anche gli stessi genitori, poi le mamme, possono essere responsabili indirettamente e ovviamente non volontariamente dello scatenamento dell'allergia, perché quando sono troppo oppressive e troppo protettive nei confronti dei figli, questo possono creare delle situazioni di ansia nel bambino. E qui non può mangiare quell'alimento, non può mangiare quell'altro, c'ha la febbre, li vestono troppo. Ecco, questa eccessiva protezione nei confronti dei bambini. Anche, poi ci sono delle verità, che l'allergia è aumentata negli ultimi 20-30 anni per il noto problema della cosiddetta eccesso di igiene. Come dicevo, il bambino non deve giocare per terra, il bambino deve poi giocare per terra. Si forma di immunizzazione, lo dice un immunologo. Non fate la sterilizzazione dell'ambiente domestico, perché lasciate giocare. Poi il discorso dei tappeti, si sa che ma lì per il problema della sensibilizzazione all'acaro, però per il problema dell'igiene, tant'è che le allergie sono aumentate nei paesi sviluppati con le, diciamo, la teoria, che poi non è più tanto teoria ma è la verità, della superigiene. Perché non sono aumentate nei paesi invece in via di sviluppo come l'India, come l'Africa, adesso anche lì cominciano i geni, quindi nelle zone colonie dell'Africa, per esempio, dove sono ricchi i paesi del Corno d'Africa, lì o dell'Arabia Saudita, o i paesi limitrofi, le norme igieniche stanno arrivando, quindi anche lì c'è un aumento dell'allergia. E si è visto che se un bambino, il sistema immunitario è più orientato nel senso di proteggersi dalle infezioni, quindi l'ambiente è sporco, e invece fa meno allergie. L'ambiente è eccessivamente pulito e le vaccinazioni che sono state introdotte, che risparmiano al sistema immunitario tante malattie naturali che prima ci avevamo, la varicella, morbillo, non è che dico di non fare vaccinazioni, però sto spiegando che non dobbiamo esagerare con la super igiene portata all'eccessivo. Insomma, buon senso. È un buon senso di farsi prendere i bambini. Ma io all'asilo sta male, sta male, c'ha quelle 8-10 infezioni l'anno, e se le fa, poi quando arriva a 5 anni starà meglio. E quindi un po' di buon senso, un buon po' senso, di attenzione alle piccole cose, e poi valutare invece i casi realmente gravi per quello che sono. Sicuramente sì. Professore, grazie mille.